L'indice Fuzzimib è in fase di ritracciamento successivamente alla respinta da parte della trend line dinamica tracciata a partire dal minimo del 16 giugno e i top della scorsa ottava. Per il movimento settimanale è importante la tenuta del supporto psicologico a 16.500 punti, a rottura del quale è possibile implementare strategie short che avrebbero come primo obiettivo i 16.000 punti. In caso contrario, dopo successivamente un rimbalzo, sarebbe percorribile una strategia speculativa long che avrebbe come obiettivo l'ulteriore test della trend line precedentemente descritta. La trend line di medio termine, tracciata con i minimi del 7 aprile e 24 di maggio, ha respinto il basket tedesco DAX verso il basso, ma la tenuta della soglia psicologica dei 10.000 punti sembra ben arginare per il momento le spinte ribassiste. Con i doppi minimi del 27 giugno e 6 di luglio, il livello chiave per i nuovi spunti rialzisti rimane posizionato in area 9.800 punti. Il corposo rimbalzo dell'indice Nikkei ha portato il basket giapponese al test della trend line dinamica uscente dai minimi del 12 febbraio e già testato in occasione della seduta del 24 giugno, prima del crollo dell'indice successivo al terremoto Brexit. Il ritracciamento in corso potrebbe essere sfruttato per nuovi ingressi long a partire dai 16.500 punti e che avrebbero come primo target i 17.000 punti e successivamente il test della resistenza statica posto a 17.610 punti. Lo stop loss è posizionato in violazione dei 16.385 punti.